Il Eccolo, era quello là. Buongior eccoci. Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti alla conferenza stampa della 57esima edizione della Mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro. Saluto eh, qui i presenti, eh, che sono qui alla Casa del Cinema di Roma, che ringrazio per l'ospitalità e naturalmente chi ci segue da casa con cui. Eh, mi scuso per eh, un, un ritardo dovuto appunto, abbiamo proiettato prima eh, uno dei film in anteprima eh, internazionale della mostra eh, del nuovo cinema, per cui c'è stato qualche minuto di eh, ritardo che adesso contiamo di eh, recuperare al più presto. Eh, siamo qui con, accanto a me c'è eh, Bruno Torri che è appunto il fondatore del festival con Lino Michichè, presidente del comitato scientifico. Uh, Bruno, volevi fare un, un, un piccolo saluto? Sì, volentieri. Eh, posso stare senza mascherina, senza paura di... Vai, vai, con... eh, va bene, sono immu assolutamente immune per almeno un anno. Dunque, ehm... è un po' buffo parlare di festival, di, eh, di cinema, di mostri internazionali in un periodo come il nostro che è caratterizzato da quello che sappiamo, non lo nomino. Comunque eh, noi cerchiamo di fare del nostro meglio, fare come se, puntini puntini. Eh, questi puntini li riempiamo anche con il cinema, con i film con le discussioni, con, eh, eh, con quello che si fa in un festival facendo finta che il resto non esiste, ma sapendo benissimo che esiste, che ci dà fastidio. Siccome il, il programma è molto molto nutrito, eh, mi vengo quasi da dire sin troppo, eh, io sarei, chiuderei subito qui il mio intervento, che non è un intervento. E darei la parola credo che la passo a te, perché la passi a lei, lui sì. perfetto. Mi, mi sembra l'intervento più veloce della storia. Credo di sì, spero di sì. Sono contento? No, no, va bene, nel senso. <ride> grazie, grazie Bruno. Eh, gio, giochiamo un po' eh, anche, anche tra di noi che ci conosciamo oramai da tanto tempo. Prima di passare la parola a eh, Daniele Vimini, che è il presidente della Fondazione Pesaro Nuovo Cinema, vice sindaco di Pesaro e Assessore alla bellezza. Abbiamo qui con noi anche eh, Alberto Anile che è il conservatore della Cineteca Nazionale della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia e, ehm, per introdurre l'evento no, speciale del, del festival che è dedicato a, eh, Liliana, a Liliana Cavani. Siccome eh, Alberto Anile eh, aveva diciamo, predisposto i suoi appuntamenti... Con l'agenda che avevamo deve poi lasciarci, quindi eh, introdurrei subito con lui questo tema e di questo eh, evento speciale su Liliana Cavani che è coorganizzato con appunto, la fondazione eh, del Centro Sperimentale di Cinematografia. Sì. Eh, grazie Pedro. Innanzitutto siamo mo molto contenti come Cineteca Nazionale di, di proseguire quello che è sempre stato un, un ottimo rapporto col Festival di Pesaro. Nel caso della, del, di Liliana Cavani eh, c'è questa importante retrospettiva molto nutrita di, di una carriera enorme, se si mettesse insieme anche la parte te televisiva ci sarebbe voluto un intero festival per la Cavani, qui si vedono delle cose bellissime, parecchie vengono dal, dagli archivi dei restauri della, della Cineteca Nazionale, 5-6 titoli, il fiore all'occhiello è il restauro fatto appositamente. Per Pesaro, che comunque si vedrà qui per la prima lì a Pesaro per la prima volta, che abbiamo fatto insieme a Cinecittà e Istituto Luce, è un film che non si vede da tanto tempo, al di là del bene e del male, è film anche abbastanza duro, molto particolare, molto di quegli anni è insieme molto avanti, molto indietro. È un film da, da, da ripensare che credo sorprenderà molti, da un punto di vista tecnico e restauro. Ho potuto vedere una delle ultime versioni che stiamo finendo di approntare, è venuto molto bene sotto la supervisione de, della stessa regista. E, e sarà un evento vero e proprio. Ma come Cineteca Nazionale abbiamo anche delle altre cose che, eh, che, che abbiamo dato con molto piacere a, a Pesaro: la parte del cinema in spiaggia, di cui poi Pedro eh, dirà qualcosa in più. È una, una serie di, di chicche che io personalmente ho, ho traghettato dalla nostra sede distaccata di Ivrea, il collettivo cinema militante di, di Milano, sono 17 tra film e frammenti che Ranuccio Sodi, regista televisivo e non solo, ha raccolto negli anni, ha portato Ivrea, li abbiamo digitalizzati insieme a loro e si vedranno eh, a Pesaro a testimonianza di un momento della vita sociale, politica, civile, molto particolare che potrebbe dare adito anche a molte discussioni. Ecco, mi taccio e lascio uh, agli altri presenti, grazie. Grazie a Alberto Anile. La retrospettiva, l'evento speciale eh, su Liliana Cavani si, si compone appunto di eh, una retrospettiva dei suoi film per il cinema, eh, di un eh, volume che poi forse più avanti eh, vedremo anche qui eh, sullo schermo la copertina eh, un volume che ho curato eh, insieme a eh, Cristiana Paternò eh, che si intitola eh, Liliana Cavani il cinema e i film ehm, edito come sempre dalla eh, casa editrice Marsilio eh, chi non lo sa eh, con Marsilio la mostra del cinema pubblica dei volumi da eh, credo più di 30 anni, siamo arrivati al, eh, al numero 83 di questa collana che si chiama Nuovo Cinema fondata da, da Lino Michichè e eh, nell'ambito degli eventi speciali della, della mostra del cinema questo è il primo evento eh, dedicato a, eh, una a una regista, a un'autrice. E, mh, dicevo che lo cura con me Cristiana eh, Paternò eh, nel volume sono raccolti eh, tutta un'analisi sui temi del cinema di Liliana Cavani e poi tutta una parte di eh, schede eh, critiche su, eh, sui suoi film eh, come usiamo a fare negli ultimi anni affidate anche a giovani eh, critici e ricercatori anche per capire se il cinema di un, un autore, un'attrice come in questo caso, ha eh, resistito nel tempo e eh, da quello che poi leggerete sicuramente è eh, così. Eh, Cristiana Paternò è stata appunto una colonna fondamentale eh, per aiutarmi in, questa, in questo evento speciale, eh, l'idea anche di dedicarlo a Elena Cavani viene da lei e in questo momento è in convalescenza per un piccolo intervento quindi non è qui eh, qui con noi ma eh, la saluto e, e quindi eh, come dire ripeto eh, la stima e il ringraziamento per, eh, per la professionalità e il lavoro che ha svolto, che ha svolto con me. E, mh, quindi Alberto, se se tu devi andare, eh, come dire, sei libero quando, quando vuoi ti ringrazio ancora. E, oltre al libro, oltre alla monografia oltre alla retrospettiva Pesaro con Liliana Cavani presenteremo appunto il restauro di Al di là del bene e del male con una delle proiezioni in Piazza eh, del Popolo il 24 e poi il, eh, la mattina di sabato 26 la tavola rotonda conclusiva con, eh, con Liliana Cavani con alcuni degli autori dei, eh, dei saggi del, del libro e, Iniziamo subito a parlare poi della, eh, di tutta la mostra internazionale del nuovo cinema, eh, però appunto avevamo detto di eh, introdurla con un saluto di Daniele Vimini. Sì, grazie, grazie Pietro, un saluto anche ovviamente a Bruno, un ringraziamento a tutti voi per essere qui eh, presenti e anche chi ci segue ovviamente online. Un piacere tornare alla Casa del Cinema dopo un piccolo giro del mondo simbolico tra istituti di cultura. E ci hanno ospitato e l'Enit a marcare i temi dei vari anni. E mh, dicevo, è importante per noi in maniera particolare questa edizione: dopo un'edizione di eh, resistenza, e di, eh, però anche sperimentazione, come è stata quella dell'anno scorso, compreso il periodo diciamo inusuale, mentre quest'anno torniamo diciamo, nei nostri schemi in termini di, eh, di calendario, però con un'edizione eh, edizione. Dimostra che eh, diciamo, non si accontenta e soprattutto diciamo, a partire anche dall'utilizzo dei luoghi, ma anche dall'utilizzo dei linguaggi, anche dall'utilizzo dei messaggi che vengono poi inviati attraverso diciamo, l'organizzazione stessa del, del festival. Tra l'altro ringrazio anche Cristian Dracchiara per alcune innovazioni anche diciamo, organizzative e ci permette di essere una uh, mostra sempre, sempre nuova, sempre che. Cioè in grado di mettersi in discussione, di cucirsi alla città, come è stato poi anche una delle cifre specifiche della eh, gestione e eh, della direzione di, di Pedro, e anche di farlo diciamo, dopo l'anno eh, e mezzo che abbiamo vissuto, anche in maniera non, non banale non, e non scontata. Eh, vedrete, poi ovviamente Pedro illustrare il programma, diciamo, un ritorno ai luoghi abituali, ma anche sempre una. Tendenza ad ampliare gli spazi, ad ampliare anche eh, diciamo, il, modo di, il modo di viverli. E confermiamo la felice sperimentazione inaugurata dalla mostra dello Spazio Bianco, come luogo dedicato normalmente a una fotografia eh, d'autore, ma che in questo caso abbraccia ovviamente per i progetti della mostra del cinema. Il ritorno dopo la dolorosa rinuncia del cinema in spiaggia anche, anche quest'anno il cinema astra, che è una delle realtà diciamo, che resistono di una delle poche, almeno alle nostre eh, latitudini di cinema nel centro storico, quindi una partnership con un cinema storico che ha fatto anche parte della storia della mostra del cinema che però per anni non, non aveva partecipato e quindi una capacità di legarsi sempre di più agli spazi. Una nota che volevo sottolineare anche questa novità di un, film che, di un cinema che è storicamente, eh, di una mostra che è storicamente per definizione vietata ai minori per motivi tecnici, che invece diciamo, eh, inaugura uno spazio invitato ai maggiori, fondamentalmente, quindi anche per investire su un nuovo, eh, il nuovo pubblico e allargare, ovviamente, l'effetto di un evento importante come la mostra del Nuovo Cinema. Il tema della musica che non solo non è mai mancato ma è stato negli ultimi anni un vero e proprio fiera all'occhiello nel dopo festival e anche in termini di atmosfera di festival. Chiaramente non era possibile neanche quest'anno ritornare alla formula eh, a cui tanti di noi sono affezionati del, del uh, After night in uh, Palazzo Gradari però c'è una continuità, tra l'altro continuità anche con il progetto del concerto dell'anno scorso, Lucichini dappertutto che e da, in, con, questo nuovo, eh, con il progetto in piazza del popolo, di cui poi dirà Pedro, un ulteriore elemento di una città avvocata al cinema, ma che è anche città creativa della musica UNESCO, e la mostra del cinema ha saputo in questi anni eh, non solo sposare al meglio questo messaggio, ma creare anche una fortissima continuazione, anche generazionale, di artisti e anche verso nuove... Anche verso nuove produzioni. E in ultimo, tra tante cose che sarebbero da dire e che non stanno a me, il tema green. Eh, il tema green non è solamente uno slogan, è anche una necessità, innanzitutto, del nostro pianeta, eh, ma è anche una modalità che è sempre più richiesta, non solo per eh, diciamo, eh, bandi, festival a livello nazionale, ma è una modalità che anche l'Europa, compresa nel recentissimo. Provvedimento dei prossimi sette anni di Europa Creativa e eh, vincola molto alla crescita, alla credibilità e anche al valore europeo dei festival. Siamo, come è noto, una piccola città che normalmente si percorre anche a piedi, in cui magari è anche più facile che in altre parti ridurre emissioni, messaggi, eccetera. però. Eh, si è fatto uno sforzo ulteriore nel trasporto del, degli ospiti, nella messa a disposizione con eh, monopattini piuttosto che biciclette elettriche, piuttosto che anche utilizzare per gli spostamenti, eh, diciamo. Eh, corrieri che, che viaggiano su biciclette che stanno tra l'altro diventando anche un importante esperimento imprenditoriale giovanile della nostra città. Quindi un ringraziamento alla mostra per uh, saper fare bene il proprio lavoro ma anche per sapere cogliere anche tutti questi messaggi che per noi non sono un contorno ma diventano in una certa misura essenza stessa del Festival di Pesaro. Grazie a Daniele Vimini che <coughs> ha dato qualche highlight su uh, alcune novità importanti che... Uh, ho cercato di introdurre in questa, per questa edizione e mh, inizierei diciamo da, dall'inizio non eh, snocciolerò tutto il programma eh, minuto per minuto perché eh, riceverete tutti una cartella stampa eh, come sempre eh, dettagliata eh, però vi mh, volevo intanto uh, parlare del film di apertura che eh, in una tradizione oramai consolidata eh, da quando dirigo io il festival inizia con un film eh, come dire un anniversario di 40 anni prima o 50 o 30 dipende dall'anno e quest'anno è eh, I Predatori dell'Arca Perduta eh, Steven Spielberg compie ahimè 40 anni dico me perché eh, qualcuno l'ha visto in sala questo film e, e, e quindi torna in qualche modo Spielberg che aveva aperto nel 2015 con Lo Squalo, abbiamo fatto Rocky, Gli Intoccabili, Hollywood Party, The Blues Brothers l'anno scorso con John Landis in collegamento e il laureato, eh, dai titoli si capisce eh, spero una certa linea. E, mh, a presentare il, uh, il film di Spielberg verrà a Pesaro Gabriele Manetti, eh, chiaramente lo chiamiamo Gigorbò, il regista di eh, Freak's Out in uscita quest'autunno, eh, che è un grande fan, non solo lui, naturalmente di, eh, di Steven Spielberg e quindi eh, ha accolto il nostro invito di eh, presentare Indiana Jones, il capitolo iniziale della, della saga. E fin di chiusura del festival è quello che abbiamo proiettato questa mattina e, e ci ha fatto iniziare con qualche minuto di ritardo, che è The Most Beautiful Boy in the World. Eh, film che è stato al Sundance Festival, eh, film abbastanza, cioè direi, eh, vabbè, non devo dare aggettivi ai film che, che, che abbiamo scelto, comunque, è incentrato sulla figura di Björn Andresen, l'attore che. A 15 anni rinterpretò Tazio di eh, Morte a Venezia di Luchino Visconti. Eh, eh, L'attore verrà, verrà a Pesaro, il film verrà poi distribuito nelle sale da Wanted Cinema, eh, con la quale, con questa casa di distribuzione, abbiamo poi, eh, vi dirò poi anche riguardo al concorso, trovato anche delle altre... Eh, partnership diciamo distributive e di questo siamo molto, eh, molto contenti. Ho, mh, ho introdotto il tema del, del concorso perché appunto eh, volevo stare su eh, mh, la sezione fondamentale del Festival. Ora, quando io riguardo tutto quello che c'è eh, nel Festival, quello che abbiamo pensato e appunto il catalogo che ospiterà tutto questo materiale, rimango sempre un po' come dire impressionato per, eh, eh, Bruno diceva forse troppi, per una quantità eh, di proposte che però è eh, variegata ed è legata come sempre e come mh, così, eh, eh, come credo rispetto ai luoghi del festival, quindi noi immaginiamo delle. Delle proiezioni anche rispetto ai luoghi in, in cui vengono ospitate. Un festival, secondo me, eh, deve, essere, deve essere anche questo. Però ecco il concorso, rimane eh, la pietra angolare diciamo, del, del festival, rimane il, ehm, la sezione che è, è, più, è più legata proprio alla storia stessa del festival, è legata a, a quest'idea di. Eh, nuovo cinema, noi ci portiamo nel, nel nome il nostro eh, destino, ma che è il passato, che è il presente, che, che è il futuro, che non può non esserlo, perché la parola nuovo questo, eh, questo contiene. E naturalmente, per chi magari conosce po un po' meno il festival, eh, Nuovo Cinema negli anni 60 significava un momento storico di qualche eh, anno precedente delle nuove Vague di tutto il mondo, però oggi noi eh, cerchiamo di onorare questa eh, quest idea con i miei compagni di viaggio della selezione, del, del comitato di selezione, sono qui con noi Paola Cassano, e Anthony Ettore e Raffaele Meale, ci segue da casa Cecilia Armini, che eh, naturalmente ringrazio perché dall'anno scorso hanno accolto la mia idea di Ehm, aprirci a eh, qualsiasi formato a qualsiasi film eh, di qualsiasi durata di regista che abbia diciamo qualsiasi, qualsiasi età per dire non abbiamo posto nessun limite a questo a questa a questa selezione eh, da un lato eh, è un po' un pochino più faticoso perché chiaramente vediamo molti, molti film dall'altro ci sorprende eh, questa selezione perché nei formati inferiori anche ai lungometraggi classici, oggi come oggi eh, il, il cinema più vitale eh, si trova lì e spesso si trova nelle forme che non sono quelle della finzione classica, ma che appartengono ad altre ehm, linee diciamo, autoriali di, di autori sparsi nel mondo che continuano magari a lavorare con la pellicola che sembra una cosa antica ma è una cosa eh, nella quale noi crediamo, nel senso che il cinema è anche la pellicola, molti registi continuano a usarla e noi continuiamo a mostrarla. Non abbiamo forse detto che tutti i film eh, di Liliana Cavani, paradossalmente non i restauri, cioè Portiere di notte e al di là del bene e del male, che sono chiaramente in, in digitale, tutti i film sono, verranno proiettati in eh, 35 mm. Faccio eh, un salto eh, spazio-temporale. Il cinema e spiaggia che anche Alberto Anila ha nominato eh, è una selezione di film tutti in 35 mm dedicati a Giulietta Masina. Che eh, quest'anno ecco, cade il centenario eh, di eh, un'attrice che eh, vedrete anche in ruoli non legati a, eh, ai film di Federico Fellini. Eh, L'anno scorso era il centenario di Fellini che un pochino diciamo ha. Occupato nell'immaginario anche lo spazio di Giulietta Masina che invece è chiaramente autonomo e fondamentale anche per il cinema italiano. Eh, il concorso, dicevamo, è aperto a tutti i formati: eh, tutti i film sono 16 film, eh, da eh, brevissimi a, eh, a 150 eh, minuti e. Mh, non, non, non li potrò eh, nominare tutti, eh, quindi non è neanche corretto eh, non farlo, però mi trovo in questa condizione, per cui mi scuso chiaramente con chi eh, non nominerò, ma sono tutti presenti nella cartella stampa. Parlavo prima di eh, Wanted Cinema. Ecco, uno dei film che uscirà in sala eh, dopo la nostra eh, selezione è The Witches of the Orient, il nuovo film di Julien Farot che eh, era eh, vinto il concorso del, de, di pesaro nel 2018 con eh, John McInroe in The Realm of Perfection, un film eh, straordinario appunto sportivo tra virgolette. Eh, Julien Faroe è un grande regista francese che si occupa e lavora eh, al centro eh, francese del, eh, dello sport e ha confezionato un film. Eh, eh, direi come così un pochino più pop eh, rispetto all'altro. Qualsiasi cosa voglia dire questa parola, ma è sulla squadra di pallavolo femminile giapponese che negli anni 60 trionfò poi alle Olimpiadi di Tokyo nel 64 e, e entrò nell'immaginario collettivo direi quasi mondiale, ma certamente molto forte in quello eh, giapponese, per cui ricorderete tutti, e anche qui, ahimè, eh, alcuni di noi l'hanno visto in tv all'epoca della messa in onda negli anni Ottanta, Mimi e le ragazze della pallavolo, eh, un'anime anime appunto che eh, prende spunto da, questa, da questo fatto di, eh, come dire, di cronaca che, eh, mh, che nel film anche eh, si vedrà. E, ecco, mh, dice perché nomino solo questo film, perché c'era anche la concomitanza che eh, lo vedremo poi in sala, però ecco, gli altri... 15 film eh, non sono da meno e sono veramente mh, tutti da, da scoprire, tutti eh, sorprendenti, devo dire in maniera anche abbastanza diversa eh, l'uno dall'altro, anche se ci piace poi inserire qualche eh, film che eh, come dire, tra loro si, si parla in questi casi. Eh, mi piace ricordare che ci saranno eh, tre film diretti da, eh, da, da registi eh, italiani, eh, uno è eh, Luca Ferri con Mille Cipressi, eh, Adriano Valerio con The Night Walk e eh, Gianmarco Donaggio con Manifestarsi. E, mh, tra questi c'era il film di 150 minuti che vi avevo come dire... Eh, con cui vi volevo spaventare che è What Do We See ehm, When We Look at the Sky di Alexandre Coberizze che era in concorso alla Berlinale. E anche questo è un film che poi eh, vedremo sulla piattaforma di Mubi con la quale abbiamo iniziato un rapporto di eh, collaborazione come, come festival e eh, quindi di partnership, eh, Mubi. Ehm, con cui grazie a questo rapporto, ecco, promuoverà il festival sui, sui suoi canali. E adesso tra poco dirò tutti quanti 16 film, quindi mi tradirò quello che ho detto poco, po poco fa, perché naturalmente scorrendo i titoli, eh, come dire, eh, non posso, non in questo contesto, essendoci qui eh, Bruno Torri, è in prima fila. Eh, come sempre Adriano Aprà, eh, direttore del festival nei dieci anni degli anni 90, c'è il, fi il film Edna di Eric Rocha, eh, figlio appunto d'arte no? eh, di Glauber Rocha che è, è stato uno dei registi più vicini alla, alla, alla mostra eh, del cinema. Quindi, eh, non per questo, chiaramente, l'abbiamo scelto, eh, mh, eh, però ecco, mi faceva eh, piacere eh, che eh, le generazioni più giovani in qualche modo si legano a quelle precedenti, e tutto questo poi avviene al, eh, alla mostra del cinema di, di Pesaro. E, mh, allora, eh, sul concorso, come sempre, ci saranno due giurie eh, a giudicare. Qui l'abbiamo scritta una carta stampa, anche se il termine così è sempre un po' forte. E io non sono un grande amante dei concorsi, dei premi, eh, questo forse si è capito perché eh, diciamo, è stato molto asciugata questa parte. Comunque vabbè, ci saranno due premi, uno della giuria cosiddetta eh, professionale, eh, che quest'anno è eh, così. Eh, vabbè. Anche qui non posso aggiungere cose, comunque mi piace molto, ma come sempre, è composta da Walter Fasano, e il chiaramente grande montatore, montatore di un grande amico come Luca Guadagnino, ma anche sceneggiatore e regista. Quest'anno ha ehm, realizzato un film molto bello su Pino Pascali, che si chiama Pino, che proietteremo, eh, proietteremo sul grande schermo. Ancora il suo film non ha avuto questa possibilità eh, davanti a un pubblico mi pare adesso eh, nei mesi incominciamo eh, a perdere questa mh, per fortuna si iniziano a vedere i film sui grandi schermi col pubblico però mi pare che sia così e poi insieme a lui ci sarà Edoardo eh, Gabriellini l'attore e regista ha iniziato con, eh, con Virzi e la scrittrice Leonora Marangoni quest'anno eh, ha scritto un bellissimo libro su scusate che uso questo bellissimo tante volte ma eh, è vero, eh, si chiama siccome sì lei sui personaggi interpretati da Monica eh, Vitti che in qualche modo riprendono vita e continuano la loro vita al di là dei film interpretati da Monica Vitti. E, mh, insieme a loro poi c'è una giuria a parte eh, alla quale tengo molto che è quella che ha chiamato giuria giovani con quest'anno sono diventati 21 studenti provenienti dall'università in cui si studia cinema un po' da tutta Italia e abbiamo scelto di eh, far venire studenti eh, alla prima volta perché c'è questo piccolo particolare che a me chiaramente fa molto piacere che gli studenti dopo che hanno fatto parte di questa giuria giovani chiedono di partecipare anche a quella successiva e qualche volta l'abbiamo fatto ma adesso invece siamo diventati cattivi tra virgolette abbiamo messo questa regola che devono essere chiaramente tutte la prima esperienza per eh, favorire appunto chi non l'ha fatta allora, ehm, questo diciamo è, eh, come ho detto, il concorso, eh, il, il fulcro, il centro del, eh, del festival intorno al quale poi si, eh, si svolge tutto il resto, che non è che è inferiore chiaramente al concorso, ma mi credo che, mi, che si sia capito il, il, il discorso. In questo in questo senso vanno una serie di, di cui parlerò adesso, di, ehm, di, di novità che eh, sono, sono anche strutturali perché appunto sono legate alla, alle, alle strutture del festival. Chi eh, non conosce bene Pesaro credo pochissimi, ma noi invitiamo sempre a venire, siamo anche molto aperti negli inviti al festival. Quindi, eh, Fate pure domanda eh, di, di partecipare per raccolta e c'è un luogo bellissimo. Il festival si svolge eh, nella sala del Tato Sperimentale, nel, nella parte in piazza, eh, al cinemastra dove la mattina ci sono gli incontri con gli autori. Eh, Dall'anno scorso in parte anche online, in parte in presenza. E, e, e poi c'è questo spazio, eh, oltre allo spazio bianco, che è un nuovo spazio dedicato alla fotografia e eh, all'arte contemporanea nel centro di Pesaro, eh, in cui quest'anno ci sarà una installazione e proiezioni di eh, Menegazzo e Pernisa curate da Mauro Santini. Ecco, L'altro spazio fondamentale è il centro Arti Visive Pescheria, eh, fondamentale anche perché è il luogo in cui adesso fisicamente. Ehm, c'è il l'archivio del festival. L'archivio del festival è stato per tanti anni eh, a Roma, da da qualche anno è a Pesaro ed è adesso oggetto diciamo di eh, una grande un grande lavoro di, eh, di, di, di catalogazione e di archivio. È un eh, appunto archivio ehm, dichiarato di interesse storico dal Ministero della Cultura, dalla Direzione Generale Archivi. E eh, da, eh, da, da giugno inizierà a poter essere disponibile per eh, i ricercatori e gli studiosi che vorranno eh, mh, consultare la, la, la documentazione ed è appunto nel Centro Artivisiva e Pescheria. Questo spazio, che è uno spazio eh, bellissimo di Pesaro, eh, in questo anno di passaggio tra il fatto che l'anno scorso non l'abbiamo potuto utilizzare per i motivi che sapete e eh, con lo sguardo al futuro anche il centro di questa nuova sezione del festival che ehm, è, è una novità assoluta eh, per quanto riguarda la mostra del cinema che è legata a proposte filmiche eh, da sempre mh, più adulte ecco e mh, è, 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 ospiterà pesaro film festival circus che è, è proprio la sezione dedicata ai più piccoli eh, naturalmente la mostra ha 50 Edizioni con questa, quindi 56 anni: e non aver, mai avuto, aver non ha mai avuto una sezione di questo tipo. Quindi, prima di farla, il pensiero è andato a fare un qualcosa che sia profondamente come dire, scientifico. E, e mh, è una proposta eh, non, non passeggera, ma molto pensata. E mi è giunta in soccorso l'aiuto di eh, Giulietta Fara, eh, ricorderete, direttrice del. Sono Oscar Cosulic del Future Film Festival di Bologna, che ha, ha approntato una, una sezione che è come dire un festival eh, nel festival. Questa cosa si dice spesso, però non slegata al resto. però eh, pensata appunto per, eh, perché i pubblici sono tanti, lo sappiamo, tutti gli studi ce ne, ce ne parlano, quindi esistono pubblici diversi ed è giusto rivolgersi a eh, pubblici diversi ma con il linguaggio di questi, di questi pubblici. E, e quindi ecco, c'è una sezione che eh, avrà dei workshop con eh, dei nomi importanti, del, anche dell'animazione Michele Bernardi che è l'autore del manifesto che, eh, che avrete visto con eh, con Salza Guatti e Odrico Janitz e con lo studio Croma. I, i bambini, i ragazzi potranno appunto eh, imparare alcune, alcuni aspetti del fare cinema con loro, oltre a una serie di eh, proiezioni eh, che saranno in anteprima italiana, tra cui ci sarà un film che eh, lo faremo vedere. Eh, sempre per presentare questa sezione nella spazio grande della, dei Piazza del Popolo è un eh, film di animazione che si chiama Il Viaggio del Principe di Jean-François Lagani e Xavier Picard eh, c'è qui con noi il distributore che lo farà poi uscire nelle sale eh, per Francesco Aiello che eh, Mimmo se vuole eh, intervenire eh, lo, 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 lo può fare per dire qualcosa. Due parole con la PFA Films farà uscire questo, questo titolo. Ci tenevo e ci tengo comunque a sottolineare i film che anche escono nelle sale, che passano prima a Pesaro per i motivi che potete immaginare, ma che sono legati anche al fatto che mi piace poter dire che i film escono nelle sale. Buongiorno eh, per Intanto Francesco. vi ringrazio per l'invito al Festival di Pesaro, appunto questa sezione nuova che insomma mi sembra molto interessante. Viaggio del Principe è un film di animazione che eh, parla un po' dell'immigrazione, eh, parla di un mondo chiuso a se stesso che gli accademici non vogliono aprire all'altro. È un film che noi volevamo già uscire un anno fa, chiaramente con il Covid abbiamo rinviato e usciremo sicuramente, infatti è una, una buona occasione proprio il festival, insomma per noi è molto gradito perché chiaramente eh, stiamo identificando una data perché chiaramente in questo momento c'è una strano assembramento di film che stanno uscendo, si pensava che magari uscivano pochi film e cose, quindi stiamo identificando un'altra, ma sicuramente entro luglio dovremmo uscire. Quindi eh, poi magari quando lo sapremo insomma lo diremo. Avremo la partecipazione dei due registi, nel senso, tramite internet, insomma, voi giustamente state organizzando questa cosa che mi sembra molto interessante. È un film molto educativo dal punto di vista pedagogico perché eh, i messaggi sono tanti nel film che diciamo questa animazione che è per i bambini e per gli adulti insomma. comunque vi ringrazio tanto di nuovo per l'invito e spero che sarà una bella proiezione nella piazza grazie per Francesco Aiello. grazie molte e ha ricordato eh, che io non avevo detto che praticamente dallo scorso anno col fatto che alcuni registi internazionali non possono ancora venire a Pesaro, comunque non, non c'è questa facilità. Dall'anno scorso ehm, incontriamo tutti i registi di, di praticamente tutti i film, tutti quelli disponibili. Quindi eh, in questo senso, ecco, eh, diciamo la rete è, 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 è utilizzabile in maniera positiva perché c'è un momento di, di incontro, di approfondimento sui film, eh, come dicevo la, la mattina, forte in qualche modo del passato perché eh, prima era legato magari a chi c'era dei registi adesso invece è eh, aperto a tutti e mi sembra un, un aspetto importante per ehm, parlavo di rete perché eh, un'altra delle eh, novità eh, che sono proprio oltre eh, diciamo ehm, pr è una programmazione in più rispetto a tutta quella che abbiamo fatto negli anni scorsi quindi ecco prima vi ho parlato di Pesaro Film Festival Circus, è questa ehm, sezione che si chiama Open Access Cinema. E, mh, I festival, eh, come, come altre, in, altri eventi, hanno dovuto nell'anno scorso, in questo anno e mezzo, eh, svolgersi magari anche eh, solo online. Eh, ci sono passati un po' tutti. Eh, Pesaro in particolare è stata un po' più fortunata per le questioni delle date, l'anno scorso ad agosto abbiamo fatto appunto uno dei primi festival in presenza, quest'anno pure abbiamo questa fortuna, non tutti l'hanno avuta e quindi eh, c'è la più grande mh, solidarietà anche per i festival che si sono dovuti tenere solo online e chi fa i festival, eh, per chi fa i festival è un aspetto molt, mh, è un parecchio frustrante, quindi è giusto anche eh, sottolinearlo questo, questo aspetto. E comunque, siccome parliamo di un festival che cerca di pensare le cose che fa, di dargli un senso sempre, eh, ho pensato eh, che cos'è un festival che va online: una mera riproposizione della proiezione sullo schermo fatta su una piattaforma. Ecco per inciso: alcuni film, una sezione dei film del concorso, andrà anche online su, eh, su My Movies, che è il nostro partner storico. Ma ecco, eh, un festival. Online può essere solo questo? Da questa eh, così, mia, mia considerazione è nata poi con gli altri membri del comitato scientifico, in particolare con Gianmarco Torri, quest'idea di, ehm, di pensare che cos'è un festival, che cosa può essere un festival in rete. Nasce appunto questa sezione Open Access Cinema che ha una parte curatoriale molto importante, una parte eh, che sarà legata alla pubblicazione di un ebook quindi di Ehm, analisi teorica di questi aspetti, ma avrà questa parte curatoriale con sei curatori per cinque eh, programmi eh, che eh, porteranno nei pomeriggi del, del festival solo online su Zoom, eh, poi rilanciato sulle altre piattaforme, però ci si potrà accedere in modalità webinar. A questi veri e propri incontri in cui questi curatori eh, viaggeranno all'interno della rete. Detta così sembra che torniamo, non lo so, mi viene in mente Tron del 1980, però è qualcosa di simile. Eh, la rete è piena di eh, materiali audiovisivi, film ehm, aperti a tutti, appunto gratis, come si dice free, eh, ma ehm, è difficile per noi poter accedere o comunque anche sapere. Eh, di tutto questo e, e quindi ecco, ecco che ci vuole qualcuno che guida eh, all'interno chiaramente con le proprie sensibilità e quindi il fatto di avere sei curatori lo continuo a ripetere perché la parte eh, di, ehm, di questo tipo di lavoro è eh, quello curatoriale ma anche i programmer è uno, un aspetto fondamentale nei festival che noi Portiamo, portiamo avanti e quindi ci saranno dei percorsi fatti da Karian Fiorini e Dwight Swanson, da Tommaso Isabella, Federico Rossin, Gina Telaroli e Wu Wenguang. Chissà se lo pronuncio bene, che è un artista ehm, cinese. Quindi loro eh, in questo percorso faranno vedere dei film. Eh, in cui si può accedere liberamente, ne parleranno e ci sarà la possibilità anche di interagire con, eh, con il pubblico che segue. E, e Con questo poi verrà pubblicato questo ebook della Collana del Festival che oltre a pubblicare con Marsilio ha eh, questa casa editrice propria in cui pubblichiamo ebook. Uno dei primi è stato eh, quello di Adriano Aprà, ehm, legato ai Crito Film. E quindi proseguiamo, quindi, eh, è tutto legato alla rete perché naturalmente è, mh, è un ebook. Tra le, le novità di cui voglio parlare subito perché è, mh, è importante anche per la struttura di un festival avere varie, varie voci e tra queste quella anche legata a, uh, al mondo um, della responsabilità sociale, diciamo così adesso perché non mi andava di di dirlo in inglese ma adesso lo dirò perché appunto da quest'anno Amnesty è il charity partner ufficiale del, del festival eh, c'è qui Michela, Michela Greco che chiamo che chiamo qui che ho detto? Um, um, eh, lo so questo diciamo adesso <ride> e infatti vedevo capivo che avevo detto qualcosa di, di allucinante, perché chiaramente parliamo di emergency. Il, <ride> il lapsus. Grazie, Pedro. <ride> no, il lapsus, ma da, non c'è concorrenza in queste cose. No. Il lapsus era perché con Amnesty negli anni passati abbiamo avuto un rapporto di, eh, di forte collaborazione, ma da qualche anno il nostro rapporto è solo ed esclusivamente con Amnesty. Con continueremo così fino a domani <ride> con Emergency e quindi ehm, dice Michela perché abbiamo stretto questo accordo che l'anno prossimo non ci sarà più, mi pare di capire. Vedremo, a questo punto ne riparleremo. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. No, mh, emergency, emergency eh, è molto Beh, Stai attenta anche tu. È molto, insomma, io appunto in me sei rappresentante di Emergency, posso dire che siamo molto contenti di essere di nuovo al fianco della mostra del cinema di Pesaro, nonostante le gaffe del suo direttore. Eh, è il terzo anno, come forse già accennato Pedro, siamo stati già accolti eh, in Piazza del Popolo nei, nei due anni precedenti, quest'anno abbiamo stretto ancora di più questa alleanza diventando Charity Partner, il che significherà anche che ci saranno nei luoghi del festival i nostri volontari che potranno raccontare a, al pubblico del festival e ai pesaresi. Eh, cosa fa Emergency? Eh, brevissimamente vi dico che per Emergency, eh, come potete immaginare, quest'ultimo anno è stato molto intenso, eh, sia per eh, la risposta al Covid che è stata data con interventi sanitari in vari posti d'Italia, da Bergamo a Crotone sia con un intervento di natura più sociale, che è la prima volta che in 27 anni di vita Emergency fa questo intervento al di là del, insomma, degli interventi strettamente sanitari, che è un progetto di distribuzione alimentare per le famiglie che si sono trovate improvvisamente in difficoltà con la pandemia. E nel frattempo abbiamo anche aperto pochissime settimane fa uh, un ospedale in Uganda, un centro d'eccellenza di chirurgia pediatrica in un edificio progettato da Renzo Piano. Quindi è stato un anno intenso, ricco e impegnativo che ci piacerà raccontare anche a Pesaro. e Poi appunto eh, presentiamo in Piazza del Popolo il 24 giugno eh, un cortometraggio che è frutto di un nostro progetto che si chiama Una storia per Emergency e che è un bando di concorso per sceneggiature di cortometraggi riservato ai ragazzi fra i 16 e i 25 anni. Sceneggiature che devono avere eh, i nostri temi, i temi di emergency che sono il contrasto alla guerra, la solidarietà, l'accoglienza, la tutela dei diritti primo fra tutti quello eh, alla cura, il diritto universale alla cura eh, gratuita ci terrei a sottolineare. E presentiamo appunto questo cortometraggio che è frutto della seconda edizione di Una storia per Emergency che si intitola Capitan Didier. È stato scritto da Roberta Palmieri, che ha vinto eh, appunto la seconda edizione del concorso. E diretto da Margherita Ferri, che fra l'altro, è stata la regista di Zenno sul ghiaccio sottile ed è realizzato in collaborazione con Rai Cinema e con Groenlandia. Rai Cinema ci accompagna per questo progetto dall'inizio, adesso siamo alla terza edizione e alla fine del percorso festivaliero i cortometraggi verranno caricati sulla piattaforma di Rai Cinema Channel. Groenlandia è stato quest'anno il nostro partner produttivo, quindi ha realizzato... Eh, il cortometraggio e credo che mh, questo sia il primo progetto che si vede della, della linea della divisione LIN di Groenlandia perché appunto c'è una sceneggiatrice e una regista dietro questo corto e appunto e Pesaro sarà la prima, il debutto ufficiale del corto che poi farà un bel giro di, di festival in futuro. E siamo molto contenti, di, nonostante te, di farlo, di farlo vedere a Pesaro e poi il concorso continua, siamo alla terza edizione che è in corso proprio adesso, fino al 30 giugno si possono inviare le sceneggiature per la nuova edizione che ha come partner stavolta Indigo e ha in giuria anche eh, Pedro Armucida per la terza edizione. Eh, appunto il concorso porterà di nuovo a un cortometraggio che magari se tutto va bene porteremo a Pesaro l'anno prossimo quindi grazie di nuovo dell'accoglienza e ci vediamo poi a Pesaro con Emergency eh, Grazie Michela, rimani qui con noi perché così mi correggi se sbaglio su qualche altra cosa, Michela è anche un'amica ed è stata anche una collaboratrice del Festival, quindi eh, c'è affetto e mi perdonerà per eh, per quello che ho detto prima, eh, questo anche perché mi ha chiamato in giuria, se no non avrebbe più fatto. Vabbè. Eh, no, mi fa piacere che, eh, che ci sia eh, eh, un cortometraggio appunto scritto e, e diretto da due, de, da due attrici per introdurre un'altra uh, sezione, anche questa completamente eh, nuova in più, grazie anche a, uh, come vi dicevo prima, le, eh, le, quello che la rete può offrire, quindi i collegamenti in questo senso. E abbiamo pensato di ehm, fare un focus sulle produttrici donne in Europa, eh, si chiama l'immagine del suo doppio, eh, grazie a, a tre curatrici italiane che lavorano all'estero, che sono Glenda Balucani, Lucia Pagliardini e Anna Maria Scaramella, eh, abbiamo, ehm, eh, realizzeremo due incontri con otto, con otto produttrici eh, appunto, eh, europee. Eh, tra eh, Italia, eh, Francia, eh, Portogallo e Spagna. A condurre questi, questi incontri, eh, che saranno appunto online, è eh, Lucia Mi Milazzotto, la direttrice del, eh, del MIA eh, di, di Roma. Quindi questa è eh, un'altra un delle novità del Festival legata chiaramente anche al eh, tema del... Delle donne che lavorano nel cinema alla quale io ho sempre prestato molta attenzione, e adesso appunto dico la cosa per cui anche in concorso ci sono molte eh, registe, e, ma eh, come dire, in, tutto, in tutto il festival eh, questa attenzione noi la portiamo avanti ecco, senza grandi. Eh, proclami come dire ma con, ehm, pensando a, eh, ad essere il più inclusivi possibili in, in tutti in tutti i sensi e tra ehm, un'altra eh, novità di quest'anno che eh, sarà appunto legata al cinema in piazza ehm, due serate in cui abbiamo chiesto a, a due eh, critici eh, e quindi in veste proprio di critici, eh, di eh, portare il loro film del cuore. Eh, L'ho chiesto a Paolo Mereghetti, che è il critico naturalmente del Corriere della Sera, e a Piera de Tassis, nella sua veste come dire di critica e, e disgiunta da eh, direttrice e presidente dei Davide di Donatello. Questo lo dico perché Paolo Mereghetti ha scelto come film del cuore... Eh, Midnight in Paris di Woody Allen, che compie dieci anni. Stiamo eh, cercando di approntare, come abbiamo fatto l'anno scorso con John Landis, un collegamento con, eh, con Woody Allen. E, ehm, e Piera De Tassis ha scelto eh, La messa finita di Nanni Moretti. Quindi ecco, parlavo di disgiungere la critica Piera De Tassis, perché appunto è anche presidente di, di, di un premio. Sembra. Di aver scelto come dire un solo film italiano, ma questo è attestato anche eh, nel volume di Salvemini in cui ha chiesto anche a me e ad altri critici: Dieci film della vita. E effettivamente, eh, La messa è finita, eh, sta, è tra questi di, eh, eh, di Piera de Tassis. Quindi ci sarà eh, anche qui eh, probabilmente un collegamento con eh, con Nanni Moretti. E comunque ecco, sono due ehm, idee che ho portato avanti perché un'altra delle. Eh, mia passione è quella di riportare o di portare eh, al festival critici che hanno anche eh, partecipato eh, da molto giovani al festival e, ed ecco, mi piace sempre congiungere in qualche modo il, il passato al, al presente. E, mh, andando velocemente perché eh, non voglio chiaramente... Tediare nessuno, uh, ci sono poi le sezioni che portiamo avanti da qualche anno, per esempio quella corte in mostra sugli animatori italiani. Cioè ogni anno grazie a Pierpaolo Freda facciamo il punto sull'animazione d'autore italiana. Eh, Pesaro è nel territorio di eh, appunto, la provincia di Pesaro Urbino, quindi di, eh, della, del, um, della Scuola del Libro. Eh, di Urbino, che è il più, uno dei più importanti centri italiani per la formazione del, um, dei professionisti dell'animazione, e, um, e quindi facciamo un'ora di eh, cortometraggi comunque provenienti da anche altre scuole italiane. e eh, Da qualche anno poi dedichiamo un omaggio, quest'anno saranno due a due animatori, una è Magda Guidi, che appunto è proprio legata. Eh, insegna adesso la scuola del libro di, di, di Urbino e eh, l'altro è Michele Bernardi che ha eh, realizzato il manifesto del Festival. Eh, come dire, sono anche due mondi: non solo diciamo chiaramente eh, maschio e femmina, questo non ha importanza, ma sono proprio due mondi diversi eh, generazionalmente e quindi raccontano eh, diverse, di, diverse esperienze. Michele Bernardi eh, nasce con, anche con Altanco, la Pimpa, quindi è uno dei, degli animatori che ha, ha fatto un percorso da, da, dall'inizio della, de, della prima animazione italiana, ecco, diciamo, eh, diciamo così. Un'altra eh, sezione, direte, ma quante sezioni ci sono? Lo so, eh, nuova, dice, ma allora prima non facevate film? No, eh, introduciamo e spostiamo, spostiamo cose. E, mh, è una passione, chi mi conosce lo sa, sul mondo del videoclip. E quindi mancava a pesaro questa l'abbiamo sempre poi fatti negli anni anche nello spazio del Muro del Suono a mezzanotte a Palazzo Gradari dove appunto c'è musica e, e, e cinema e, mh, però abbiamo proprio scelto quest'anno grazie anche a Luca Pacilio eh, 20 videoclip musicali diciamo dell'anno e che abbiamo messi a confronto in un contest eh, su Instagram che ha dato i sei primi videoclip diciamo, che andranno proiettati in piazza tutte, eh, tutte le sere da domenica a, a venerdì e poi continuerà questo contest e verrà proclamato il videoclip eh, dell'anno secondo, secondo Pesaro e anche qui, un po' come l'animazione italiana, c'è un focus... Eh, su un realizzatore eh, di, di videoclip, uno dei più importanti in Italia, eh, più importanti ma anche più inventivi secondo me, che eh, si chiama eh, Wally. Eh, verrà con noi a Pesaro, vedremo i suoi, i suoi lavori, tra cui in anteprima anche l'ultimo che sta realizzando in questi giorni che sarà... Una sorpresa eh, tutta per il festival. Mentre eh, dicevo queste cose, ne pensavo altre eh, che erano importanti. Che sicuramente eh, dimenticherò. E, tra le proiezioni speciali del festival, eh, ci sarà eh, in questi giorni eh, l'unico film italiano presente al Festival di Rotterdam. Lumina di eh, Samuele Sestrieri che per motivi di lavoro non, non è qui con noi e, mh, e mi dispiace ma lo incontreremo a Pesaro in questa proiezione sul grande schermo, la prima appunto dopo, uh, dopo Rotterdam che si sta tenendo in questi giorni e mh, quindi siamo molto contenti di eh, sostenere anche il cinema eh, che eh, fa parte un po' di quello di quell'edizione che abbiamo fatto qualche anno fa legata agli esordi del, del cinema italiano insieme a Lumina di Samuele Sestrieri eh, un cortometraggio che si chiama Sei ancora tu di Chiara Caterina che è una delle eh, artiste mm, filmmaker più interessanti eh, che, che ci sono oggi ed è un lavoro che nasce eh, nella ripresa di uno spettacolo che poi è avvenuto proprio al Teatro Sperimentale del coreografo Francesco Marilungo. E questa che doveva essere una sorta di mh, ripresa, come dire, d'archivio, di, di tenere un, eh, un materiale di, di testimonianza, eh, nelle mani di Chiara Caterina diventa proprio un film eh, anche musicale. Io mh, sono rimasto ecco, molto colpito da Sei ancora tu, sarà anche per, eh, per la canzone che è chiaramente è eh, di un altro eh, mio eh, musicista amato, eh, Battisti, però comunque sono rimasto completamente rapito da questo film eh, che sarà il festival. In questo mondo di sperimentazione, avrete capito, il festival è fatto soprattutto di... Eh, di sperimentazione è nata questa collaborazione molto importante con Fondazione Prada, con uno dei progetti che eh, Fondazione Prada ha portato avanti online nei, nei mesi appunto della, della chiusura un po' di tutto, ehm, che, mh, che è Fanet un progetto eh, di Lu Luigi Alberto Cipini e Niccolò Gravina. Eh, con una serie di saggi visuali realizzati da eh, cineasti, artisti e intellettuali ma, eh, importantissimi, tra cui Alexander Klug, Bertrand Bonello, Brady Corbett, eh, Caroline Poggi e Jonathan Wienel, tantissimi. E, e per Pesaro, eh, due di questi saranno in, nuovi completamente e quindi. Siamo molto felici di questa collaborazione, uno di questi, quello di Brady Corbett, verrà proiettato eh, in piazza e gli altri tutti insieme anche per dare eh, il senso di, di questa operazione che è eh, un'operazione in qualche modo all'avanguardia della, della sperimentazione. E, mh, mi sembra di eh, aver detto eh, mh, praticamente tutto come si dice in questi casi e poi eh, non è vero, però mh, ci sono poi... Eh, altri, altri eventi, ricordiamo anche noi eh, Cecilia Mangini, che è stata una delle autrici eh, che proprio ha fatto un film con eh, Lino Michiche, che è il fondatore del festival, e con il marito Lino Delfra. Eh, All'Armi San Fascisti, un film fondamentale della storia del cinema italiano degli anni '60. Che il festival ha avuto modo di proiettare varie volte nel corso nel corso degli anni eh, e la ricordiamo con un, ecco, un videoclip per ri ricollegarci anche all'altro tema eh, di alessandro scippa sulla canzone quando vedrete il mio caro amore con il, il brano rivisitato da canneolo guercio e il montaggio di eh, mauro santini con alcune immagini del eh, cinema di cecilia mangini e, per finire eh, Arriva una statuetta in carne ed ossa, cioè in, in peso, perché abbiamo capito che è anche pesante c'è cioè un premio Oscar. Bruno Cesari è eh, lo scenografo di eh, uno tra gli scenografi dell'ultimo imperatore di Bertolucci, oltre che di eh, decine di altri film e di altri registi italiani. E di Pesaro, ehm, è morto a Pesaro eh, qualche, anno, qualche anno fa. La, la vedova ha deciso di eh, donare appunto alla città di pesaro tutti, tutti i premi ma anche documentazione anche e, e il premio Oscar per l'ultimo imperatore sarà poi eh, ci sarà una cerimonia di consegna diciamo alla città e sarà poi esposto al teatro sperimentale non so se volevi no ok questo e, mh, la, la sigla del festival, l'avete vista all'inizio, eh, è di Donato Sansone, la musica è di Paolo eh, Spaccamonti, e Donato Sansone è uno dei geni dell'animazione italiana che abbiamo avuto l'anno scorso nel Focus, e come quest'anno c'è Michele Bernardi che ha fatto il manifesto, ha realizzato l'illustrazione per il manifesto e, e Magda Guidi, e quindi continuiamo a eh, usufruire della genialità di, eh, di questi animatori che effettivamente quando prima parlavo di eh, cinema eh, nuovo, eh, ecco su questo loro hanno, hanno molto da dire. Penso di aver detto tutto tranne una delle cose più importanti, cioè più importanti comunque legate alla musica che, eh, che è parte fondamentale di alcuni nostri gusti ma anche del discorso del festival che è il muro del suono, cioè e la eh, sezione che eh, era dedicata alle immagini e alla musica curata da eh, Antonio Torre e dallo scorso anno da Vittorio Ondedei on dei Camillas, e doveva esserci chiaramente anche Mirko Bertuccioli che, che è venuto a mancare, l'anno scorso abbiamo dedicato un concerto eh, a lui, uno dei primi concerti che si è tenuto in Italia e quest'anno eh, ci concentriamo anche qui su un solo concerto. E, mh, verrà eh, il, la domenica eh, 20 eh, in piazza del popolo a pesaro, Naipe, eh, come eh, si dice noi, noi lo scriviamo ma non è che non ci credo, però è veramente l'artista rivelazione dell'ultima edizione di X Factor perché è quello più, ehm, eh, più originale in qualche modo e infatti anche il concerto che farà si chiama Concerto Muto continua questa originalità e Naype si confronterà con i film dell'avanguardia cinematografica degli anni 20, quindi Tanz Richter, a Man Ray, a Marcel Duchamp e ecco una, una serata eh, completamente diversa in cui faremo vedere anche un estratto del, dell'omaggio l'anno scorso a, a Mirko Bertuccioli perché il concerto dell'anno scorso viene, eh, viene pubblicato in versione Discografica quest'anno? Uh, credo di aver detto tutto. Pedro, uh, intanto ti eh. dico delle domande che arrivano da chi ci segue in streaming. Sì. Poi, se i colleghi presenti lo vorr vorranno, ci, ce lo diranno. La prima domanda è: la mostra d'ora in poi getterà uno sguardo anche ai noi prodotti dell'audiovisivo, quelli offerti dalle OTT e dalla piattaforma streaming? Questa è la prima domanda. Senti, sì, è andata via un po' la voce, credo. Eh, Claudio Salvi ce la fa, del resto è il Carlino. Eh, allora, eh, la, la mostra è, è, è aperta a tutto e quindi eh, diciamo, non in particolare cerchiamo di proporre film, eh, film nuovi. I film sono, anche quelli del concorso, sono almeno tutti in anteprima. Anteprima italiana, però ecco anche la collaborazione con eh, questa partnership con Mubi, che è una delle piattaforme per chi non la conoscesse più interessanti, legata al, al cinema d'autore e effettivamente molto vicina anche all'idea eh, del cinema del nostro festival, mi porta a dire che siamo aperti a qualsiasi tipo di collaborazione. Altra domanda Pessaro vuole rimanere un punto di riferimento per i nuovi autori e il cinema di paese. Che normalmente la grande distribuzione non propone oppure comincia a guardare verso altre direzioni? Eh, beh, noi abbiamo questo concorso che è aperto appunto ehm, al globo Terracqueo e quindi i film vengono dal, dal Giappone, da, da, tut, da tutti i paesi, quindi l'attenzione la, chiaramente è al cinema che eh, altrimenti non si vedrebbe o non avrebbe la possibilità di essere promosso in questo modo. Quindi ecco, questo è il, il senso del, del festival che è legato al nuovo cinema, quindi eh, film che eh, diversamente da, da come è stato anche storicamente il festival quando c'erano le pellicole, che ne so, i film iraniani si potevano vedere solo a Pesaro o i film del New American Cinema, ancora oggi cerchiamo di portare avanti questa quest idea. Allora, da casa sono finite le, le domande, perfetto. Uh, qui le persone sono stremate, <ride> no scherzo. No, c'è una domanda? Basta che... che sì, 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 no, no ma io attimo, sto guardando, no, no, non, non c'è... No, 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 va bene. Pedro... Allora, cerchiamo di, di chiudere, Mimmo, aiutandomi se per caso non ho, non ho detto qualcosa di fondamentale, ma penso di sì... No, mi pare che i fondamentali sono stati detti tutti ampiamente, Pedro. Eh, mh, non mi pare che abbiamo dimenticato proprio nulla, poi eh, c'è tutto qui in cartaceo, poi andrà anche sul sito da questo pomeriggio. Mi pare che possiamo ritenere esauriente, grazie, esauriente la grazie, conferenza. Grazie a chi è intervenuto. Abbiamo voluto fare la conferenza stampa anche in presenza per eh, un segnale diciamo, interno nostro di ritorno alla normalità, ma ringrazio naturalmente chi eh, ci ha seguito online e vi aspettiamo alla 57 Mostra internazionale del nuovo cinema a Pesaro dal 19 al 26 giugno prossimi. Grazie, grazie a tutti.